no es mía. Sempre il percorso difficile, però tu sei abituata alle nostre temperature perché sono da anni che ci onori della tua presenza. Leggevo prima il tuo palmarès che è eccezionale, stupendo. Ho visto che sei anche coordinatore o sei stato coordinatore delle squadre dell'Abruzzo e del Molise, è una nuova vita. Quindi si spera che continui, ma noi speriamo che tu a Pistoia ci onori di un bellissimo risultato. Bene, allora Alberigo. Ma diciamo che per me la Pistoia è un po' la Cagnano Varano del Nord, perché è un appuntamento che mi piace molto, ma non tanto per il percorso durissimo, per le temperature impossibili come qui a Cagnano, impossibili poi relativamente, perché poi alla fine arriviamo tutti con il sorriso, ma perché nell'organizzazione mi sento veramente in famiglia, per cui i 50 km che avevo programmato quest'anno erano il Matese ed è andata, Cagnano Varano, e pare che sia andata. Adesso mi piacerebbe provare a fare la Betone, beh, devo recuperare questa, e poi ovviamente andiamo a Gran Sasso, perché quella è la 50 km proprio della mia terra, e dopo basta, dopo ci fermiamo un attimo perché abbiamo appuntamento al 20 ottobre la maratona di Pescara, in cui non la potrò mai correre, ma come dico sempre, mi piace farvi correre per la miseria. Ecco Simonetti Rossana, Academy Lucera. Simonetti Rossana, Academy Lucera. Ormai qui la... Sforzo immane oggi, caldo tantissimo. Tanto caldo, però fortuna c'era tanta acqua, tanta assistenza lungo la strada, quindi ringrazio l'organizzazione e tutti. Grazie. Piscina. Niente, prossimi impegni? Riposo, vacanza adesso. Ah, basta così, hai concluso con la vittoria. No, l'estate è vacanza, soltanto, adesso ci riposiamo un po' per settembre, comunque sono contenta di aver partecipato alla seconda volta, la seconda edizione della maratona, e l'anno ancora prima, e ho la meta, quindi non manco mai, perché mi piace. Nonostante il caldo, è una bella gara. Ecco, Camillina, arriva ultramaratona. Bruno Millena, ultramaratona. Grazie di tutto, pare che sia andato tutto bene, alla prossima edizione.